finiamo col discorso che faceva prima il di cui parlava prima il direttore in merito alle reti, Quindi prima di iniziare ad approfondire quelle che sono ad elencare quelle che sono le reti tematiche più importanti, è importante sottolineare il loro ruolo se parliamo di fase ascendente. E le reti infatti permettono, sono dei network di cooperazione a livello europeo che consentono di mettere in rete tutti i diversi stakeholders a diversi livelli, quindi pensiamo alle regioni, alle città europee, ma anche ad enti privati. E per una regione è di fondamentale importanza aderire all'interno di queste reti per approfondire sia le state aggiornate sulle politiche europee attraverso degli incontri formativi con esponenti dell'Unione Europea e con altre regioni. Questo consente appunto in fase ascendente di avere un contatto diretto, un rapporto diretto con la Commissione Europea e con il triangolo istituzionale, quindi. Oltre a questo permette di avere uno scambio di buone pratiche, di come funziona magari in altre regioni europee, e consente un flusso di informazioni sempre costante per un aggiornamento costante. La prima rete riguarda la ricerca e l'innovazione, quindi ogni rete ha un focus tematico. La prima rete è la rete ERIN, Network delle Regioni Europee per la Ricerca e per l'Innovazione. È stata istituita nel 2001 e si rivolge principalmente alle rappresentanze regionali qui a Bruxelles. Inizialmente viene cofinanziata dalla DG Ricerca della Commissione Europea, in quanto a seguito di un'azione pilota denominata Regions of Knowledge, quindi Regioni della Conoscenza. Di seguito poi assume una forma autonoma attraverso una società senza scopo di lucro che prende forma nel 2007. Gli obiettivi principali sono quelli, come dicevamo prima, di restare aggiornati, sempre aggiornati con degli incontri formativi con i componenti della rete, i vari stakeholders che compongono la rete, ma anche con la Commissione Europea, invitando la Commissione Europea e all'interno dei working groups che vedete qui. Quindi si parla di biotecnologie, design e creatività, ricerca, salute, energia e cambiamenti climatici, il settore dell'ICT, finanziamenti per l'innovazione, cooperazione internazionale, nanotecnologie e tutti quelli che vedete qui elencati. Oltre a questo, quindi, la rete mira a favorire lo scambio di buone pratiche nei vari settori, che vengono di volta in volta approfondite all'interno di questi gruppi tematici. Diciamo, ne scaturiscono sia occasioni progettuali. Io oggi pomeriggio non sono con voi perché devo andare in uno di questi incontri. In realtà il Policy Working Group è il leader working group in cui si stabilirà il calendario delle attività da qui a 6 mesi, quindi non è importante. Scaturiscono opportunità progettuali e occasioni di essere presenti in degli eventi importanti, per esempio la rete ERNI dà supporto alla Commissione nella Innovation Convention, che è una convention importante sull'innovazione. Alcuni relatori sono assegnati a ERIN e lavorando in questi gruppi si può inserire il relatore pugliese, si può inserire il caso pratico di eccellenza pugliese, cioè è un discorso sia sotto il profilo delle policy sia sotto il profilo dei finanziamenti diretti, quindi in questo caso principalmente questa rete Horizon 2020 e COSME come due programmi di riferimento principali. Andando avanti, questa è un'altra rete che ha come focus principale la mobilità sostenibile ed è rivolta principalmente a città e regioni europee. E come potete vedere dalla slide, tra gli obiettivi appunto il focus è sul trasporto innovativo, l'implementazione di soluzioni innovative per il trasporto e si parla di strategie integrate per affrontare che affrontino la dimensione economica, sociale ed ambientale del trasporto, lo scambio di buone pratiche e il trasferimento del know-how, delle competenze, delle tecnologie tra autorità locali europee e aumentare le sinergie tra le amministrazioni locali, il mondo dell'industria, della ricerca e delle organizzazioni non governative
per promuovere una maggiore partecipazione, un maggiore coinvolgimento di questi attori, sia a livello locale che regionale che europeo, all'interno dei progetti europei. Questa, anche questa rete, che è relativa al trasporto, è divisa in gruppi di lavoro, in working group. In quattro working group. Il primo è rivolto riguardo l'ambiente e la salute, quindi tutte le cose legate all'ambiente e alla salute che si rifanno un po' al trasporto, quindi all'impatto negativo della mobilità attraverso il trasporto per la salute delle persone. Quindi la mobilità e l'efficienza del traffico, pensiamo ai sistemi di trasporto intelligente, e safety and security, quindi le politiche di sicurezza per gli utenti deboli della strada, e agli aspetti economici legati a pianificazione, finanziamento, regolamentazione e gestione delle infrastrutture. Andando avanti, la rete Eurega, che è attiva dal 2006 e nasce come associazione di regioni danesi. In seguito si è allargata quindi ad un bacino di utenza un po' più grande, europeo, ha assunto una connotazione europea, una prospettiva europea, e adesso conta più di 100 membri provenienti da 18 Stati membri dell'Unione Europea. Si pone come piattaforma di dialogo per innanzitutto il focus tematico è sulla salute pubblica. L'obiettivo è quello di favorire e di promuovere un dialogo maggiore tra le autorità locali, le organizzazioni regionali e locali e la Commissione europea. Gli obiettivi principali, come descritto nelle slide, sono di condividere informazioni ed esperienze in materia di salute pubblica, quindi restare aggiornati attraverso questo dialogo con la Commissione europea e promuovere anche lo scambio di buone pratiche nel settore della salute, e rafforzare la consapevolezza del ruolo delle istituzioni regionali nell'attuazione della politica sanitaria dell'Unione Europea. Quindi in questa fase si cerca di influenzare, come diceva prima il direttore, il processo decisionale dell'Unione Europea attraverso, non lo so, delle raccomandazioni che vengono inviate alla Commissione Europea per fare rete, appunto. Gli ambiti tematici riguardano appunto la salute mentale e la prevenzione dei suicidi, la prevenzione del cancro, collaborazione ospedaliera transfrontaliera, la salute digitale, e-health, e le cure integrate. Nereus è invece la rete relativa alle tecnologie spaziali. Tra i suoi obiettivi ha quello di rafforzare il ruolo degli enti regionali e dei suoi membri nell'implementazione delle politiche europee. Quindi siamo sempre all'interno del processo decisionale, cioè si cerca di influenzare il processo decisionale dell'Unione Europea. E un altro obiettivo è mettere a sistema tutto quello che c'è già con i vari stakeholders del settore per creare nuovi partenariati e quindi dare la possibilità di avere nuovi progetti. Anche questa rete tematica è divisa in working group, ci sono 5 working group, il primo è relativo all'osservazione della Terra attraverso l'iniziativa GMES, il secondo riguarda i sistemi satellitari di navigazione globale, il GNSS, poi un altro gruppo sulle telecomunicazioni, educazione, training e comunicazione, e un altro orizzontale che riguarda le regioni, quindi per favorire appunto... per esplorare, dicono loro, quelli che sono i programmi regionali di ogni membro. La prossima è il CARLE, l'aveva già citata prima il direttore, è della conferenza dei presidenti dei parlamenti regionali europei, è composta quindi dai presidenti dei consigli regionali, e ha al suo attivo 74 membri di 8 paesi differenti a livello europeo. Quelle caratteristiche che accomunano questa rete sono dei parlamenti sicuramente di origine europea e che hanno poteri legislativi, quindi queste sono le due caratteristiche più ovvie. Tra gli obiettivi appunto abbiamo il rafforzamento dell'influenza dei parlamenti regionali nel processo di unificazione europea, quindi rafforzare il ruolo del Parlamento.
L'altra rete, il REGLEG, l'abbiamo vista anche prima nelle slide, è della rete delle regioni europee con poteri legislativi, attiva dal 2001 e conta circa 74 membri di 8 stati membri. Non è prevista alcuna quota di iscrizione, a differenza delle altre che abbiamo citato prima, e tra i suoi obiettivi ha quello di garantire una partecipazione più attiva delle regioni nelle politiche decisionali dell'Unione Europea, cercando di coinvolgere anche gli altri stakeholders, i cittadini e le imprese. Attraverso il processo di partecipazione democratica e inserendo le regioni a tutti i livelli per quanto riguarda la governance. Quindi questo è uno degli obiettivi della rete. L'ultima rete che andiamo ad analizzare è quella relativa al turismo, quindi NextTour, Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism. Questa rete è promossa, nasce da un progetto della regione Toscana, in collaborazione con Catalogna e la regione PACA, che è qui sotto, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Quindi tra i suoi obiettivi ha quello di sviluppare nuovi modelli di dialogo sociale, sviluppare modelli di misurazione, raccolta di buone pratiche come per ogni gruppo, sviluppo di progetti innovativi e la dissemination, che è la disseminazione e la diffusione dei risultati ottenuti all'interno dei progetti, e quindi una maggiore promozione e divulgazione di questi. È divisa anch'essa in 5 working group. Il primo riguarda, sono tutte tematiche che sono sempre relative al turismo, che hanno una connessione col turismo. La responsabilità sociale e ambientale è il primo working group, qualità della vita il secondo, tutela del patrimonio il terzo working group, destagionalizzazione il working group numero 4 e trasporto e mobilità. Questo è questo che riguarda le reti.